Ciao ragazzi, come state? Benvenuti o bentornati a un nuovo video. Il video di oggi è un video che mi avete chiesto tantissimo, soprattutto su Instagram, ed è un Get Productive With Me, in cui vi porto con me nella mia giornata di studio, sperando che non sia troppo noiosa e sperando appunto di darvi qualche consiglio su come mi organizzo, il mio metodo di studio e mostrarvi in generale i progetti che sto facendo in quanto studentessa di marketing e design della comunicazione qui a Londra. Quindi vi porterò un pochino con me in questa domenica soleggiata in cui starò a casa a studiare e semplicemente passeremo un po' di tempo insieme dal momento che con la sessione d'esami non ho filmato, non ho postato e non sono stata molto presente sui social e questo mi dispiace perché voi sapete quanto io ami condividere con voi le cose che faccio e la mia vita qui in Inghilterra. Come già vi ho detto, oggi è domenica e sono un po' nel panico, diciamocelo. Mi sono forzata molto a fare questo video perché comunque prende tempo, però prima che finisca appunto la sessione invernale ci tenevo a portarvi con me in una giornata di studio. In poche parole, mercoledì ho un'importante presentazione di un progetto e ho ancora molte molte cose da fare. Tutti questi ultimi giorni praticamente li ho passati all'università, quindi la mattina mi alzavo, magari studiavo un po' a casa e poi andavo all'università per concentrarmi e per, diciamo, rimanere in un'atmosfera produttiva, vedendo gli altri studiare, appunto. Però oggi è domenica, l'università è chiusa, non posso andare a studiare da nessuna parte, quindi mi devo motivare da sola e devo cercare appunto di fare il più possibile a casa. Al momento sono le 10, mi sono svegliata naturalmente intorno alle 8, anche se ieri ho finito di studiare molto tardi, intorno a mezzanotte e mezza. Ho già fatto colazione, mi sono concessa un po' di tempo per me nel riposarmi, che penso sia una cosa fondamentale da fare tutti i giorni, ma almeno se ci riuscite una volta a settimana, e quindi magari fare qualcosa che durante la settimana tendiamo a fare in fretta e furia perché non abbiamo tempo, cercare appunto di rallentare un pochino e trattarci un pochino con più gentilezza. Quindi ho fatto colazione con calma, mi sono presa i miei tempi, mi sono vestita, truccata, ho cercato di entrare in modalità produttività e adesso quello che voglio fare è appunto pulire casa, perché come potete vedere è un casino, in modo tale da essere in uno spazio piacevole in cui stare, perché al momento c'ho l'ansia perché devo fare un sacco di cose e c'ho l'ansia perché c'è un casino in casa. Quindi la prima cosa che ho fatto ieri sera è stata È stata quella di prendere il mio bullet journal e scrivere tutte le cose che devo fare oggi, sia riguardo lo studio che riguardo la casa o la vita in generale. E dopodiché, riguardo lo studio, dal momento che appunto, come ho già detto, ho tante cose da fare e tutte cose diverse, ossia che riguardano argomenti e categorie diverse, le ho divise in piccoli step. E questo è un altro consiglio fondamentale che mi ha aiutato tantissimo nel corso degli anni, ossia quello di non solo scrivere tutto quello che bisogna fare, ma anche pensare in semplice, ossia dividere in piccoli step tutto quello che bisogna fare e scrivere tutti questi singoli step in modo tale da avere già una scaletta di tutto quello che bisogna fare. Ho già parlato parecchio, ma mi sembra di aver condiviso già tre punti chiave che per me sono prendersi cura di sé e, diciamo, concedersi prima di iniziare a studiare un po' di tempo per se stessi. Il secondo punto è quello di mettere in ordine il proprio spazio, il proprio ambiente, trovarsi appunto in un ambiente stimolante, quindi che sia appunto creare nella propria stanza un ambiente stimolante oppure andare da un'altra parte in cui ci si sente più motivati, come una libreria, la scuola, andare a studiare da un'amica o da un amico, eccetera, eccetera. E il terzo punto è quello di dividere in step per step e scrivere appunto i determinati step. Prima di iniziare a mettere a posto, ci tengo a chiarire il perché sto indossando dei jeans, perché sono così matta da indossare dei jeans a casa. Beh, la verità è che mia madre, li ha lavati e adesso mi stanno strettissimi, quindi colgo il fatto che sto a casa per cercare di allargarli, che se no non riuscirò mai a metterli per uscire.
Un'altra cosa che tendo sempre a fare prima di iniziare a studiare, giusto per entrare nell'atmosfera, è quello di accendere il mio diffusore, che già conoscete. Quindi vado a mettere dell'acqua e come olio essenziale uso sempre al mattino quello di Pompelmo, che mi piace tantissimo, adoro le cose agrumate. E dicono appunto che oli essenziali come arancia o appunto pompelmo o mandarino, mi sembra, aumentano la concentrazione. Ne ho messe 5 gocce. Sarà sicuramente solo un effetto placebo, però tanto vale provare. Sono le 10:30, diciamo che ho perso abbastanza tempo ed è appunto il momento di mettersi a lavorare. Ho messo un pochino in ordine, giusto lo stretto indispensabile, e ho già fatto il mio snack mattutino in modo tale che ho lo stomaco pieno, ho fatto tutto e non ho motivo di perdere la concentrazione, diciamo, perché penso: ah beh, non ho fatto quello, ah non ho pulito quello, ah non ho fatto il mio snack, eccetera eccetera. E adesso mi sono preparata una tisana, quindi adesso mettiamoci al lavoro. Allora, innanzitutto scusate se il sole va e viene, ma che vi posso dire, siamo a Londra e quindi il tempo può cambiare da un minuto all'altro. Ma comunque ho già dato 2 esami la settimana scorsa e ne ho altri 2 da dare questa settimana. Uno è la consegna di un progetto, l'altra è la consegna di 1500 parole riguardo 3 progetti che abbiamo fatto in precedenza. 500 parole ogni progetto. Quello che devo fare oggi assolutamente è finire questo progetto, cioè nel senso il progetto che devo dare per mercoledì, e finire proprio le cose pratiche, cioè i disegni, le grafiche e mettere tutto in ordine a livello appunto di dimensioni, in modo tale che domani posso tranquillamente stampare e avere già tutti i fogli pronti per stampare quello che devo stampare, e poi preparare la presentazione di questo progetto. Però questo penso che lo farò più in là, domani o dopodomani, sicuramente dopodomani. E poi devo fare queste benedette 1500 parole, e quindi la cosa che mi dà fastidio appunto è che devo essere appunto concentrata nello scrivere, anche perché non devo scrivere in italiano, devo anche scrivere in inglese, devo cercare di scrivere con un linguaggio appropriato, quindi devo essere super concentrata e non lo sono assolutamente perché non ce la faccio più. Ma comunque questo è quello che devo fare e comincio, diciamo, ci sono delle volte in cui voglio cominciare con la cosa più difficile in modo tale che me la levo di torno, ma oggi non sono motivata per niente, quindi comincerò con la cosa più semplice e poi man mano speriamo che mi verrà un po' di ispirazione e motivazione per fare anche le cose più noiose. Passata un'oretta e mi sono fatta un'altra tisana, ebbene sì, soprattutto la mattina io sono un cammello e soprattutto quando sto studiando, diciamo, fare quelle pause di 3 minuti per andare a mettere l'acqua nel microonde mi aiuta tantissimo a staccare un attimo. Praticamente io durante l'inverno non bevo acqua, bevo solamente tisane, quindi solo acqua calda. Stavolta mi sono fatta una tisana alla curcuma della Pucca e vi ho messo un pochino di latte di mandorla, e quindi adesso mi bevo questo. In questa oretta ho lavorato un bel po', diciamo che non ho lavorato molto a livello di quantità, però ho lavorato bene a livello di qualità, cioè nel senso non ho lavorato tanto, però in quei pochi momenti in cui ho lavorato sono stata super concentrata solo su quella cosa, e questo è un altro punto fondamentale in qualsiasi aspetto della vostra vita: prediligere la qualità alla quantità. Anche quando si studia, magari invece di stare 2 ore sulla scrivania a cercare di studiare, ma distraendovi prendendo il cellulare, scrivendo all'amico e andando un attimo su YouTube e cambiando musica su Spotify, tutte queste cose qua, alla fine tendiamo a fare lo stesso lavoro che invece avremmo fatto se ci fossimo messi per 20 minuti per bene, focalizzati, senza pensare a nient'altro se non a quello che dovevamo fare. E ho fatto così anche perché mi hanno chiamato i miei genitori e quindi sono stata a fare un po' Skype con loro. Ho dovuto chiarire una cosa con una mia collega dell'università per la stampa di domani, quindi sì, alla fine ho lavorato per una mezz'oretta e ancora devo finire, però diciamo che
ho lavorato bene, sono soddisfatta del risultato. Adesso quello che devo fare in poche parole è passare dal computer all'iPad. Devo trascrivere delle cose sull'iPad Pro con l'Apple Pencil. Me lo chiedete in tanti? Sì, molto presto farò il video sulla mia recensione dell'iPad Pro, oppure What's on my iPad, tutte queste cose qua, dopo il 1° febbraio, tutto dopo che avrò finito la sessione, ve lo prometto, ho un sacco di idee in testa. E quindi niente, non dovrei farlo, però siccome mi sento un po' stanca e non c'ho proprio voglia di studiare, diciamo la verità, mi metterò probabilmente di sottofondo un video di YouTube mentre appunto trascrivo queste cose, se riesco a concentrarmi, se ce la faccio. Se vedo che mi distraggo troppo, lavorerò in silenzio oppure con una musica lo-fi di sottofondo. Adesso sono le 12:15 e ho fatto un'altra pausa di 15 minuti, ho avviato la cucina, mi sono messa a cucinare qualcosa che voglio mangiare per pranzo e ho fatto un altro snack. Se c'è una cosa che faccio sicuramente quando non ho voglia di studiare, non mi sento motivata, è quella di trovare sempre delle scuse per mangiare, per sistemare qualcosa che ho lasciato, diciamo, indietro. E ho fatto la prima trascrizione, adesso devo fare la seconda. Diciamo che avendo YouTube di sottofondo la cosa mi ha un po' rallentato e quindi penso che adesso metterò semplicemente un po' di musica e cercherò di fare le cose un po' più velocemente. E poi sicuramente penso che farò una pausa pranzo e ricomincerò intorno alle 2 alle 3 di oggi pomeriggio. Vediamo come va la cosa. Allora, se non sono su Spotify, a volte mi piace andare su YouTube e trovare, diciamo, tutte quelle playlist studio, lo-fi, jazz, che sono un po' motivanti ma allo stesso tempo rilassanti. E quindi, per esempio, mi piace questa qua, Stati Caffè, oppure Caffè Jazz. Oppure ci sono queste qua con le città, tipo Chicago Jazz, New York Jazz, queste cose qua. E queste sono le canzoni che di solito uso. Allora, mi sono cambiata, ho finito di trascrivere tutto, ho messo tutto nell'hard disk in modo tale che è tutto salvo nel caso in cui succeda qualsiasi cosa al mio computer, perché è successo. E adesso, come potete vedere, mi sono cambiata e siccome ho mal di schiena da morire, perché naturalmente avendo passato tutta la settimana sulla scrivania il mio collo si sta facendo sentire, quindi siccome ho mangiucchiato tutta la mattina e non ho tantissima fame per il momento, anche se è l'una, vado in palestra per una mezz'oretta, mi rilasso, faccio un po' di stretching, torno, mangio, ho già preparato tutto e poi mi rimetto al lavoro. Appena svegliata da quello che gli inglesi chiamerebbero un power nap, ossia un riposino di ricarica. In poche parole, ho pranzato e mi sono subito messa a lavorare subito dopo pranzo e verso le 4:30 ero veramente distrutta, ma distrutta che sarei proprio andata a letto definitivamente, a dormire. Questo vi fa capire quanto sia veramente esausta, non ce la faccio più. E quindi quello che ho fatto è stato semplicemente mettermi a letto per un pochino, per cercare appunto di ricaricarmi, e senza accorgermene mi sono anche addormentata. Adesso mi sono risvegliata, sto scrivendo appunto queste 500 parole, non so se ve l'ho detto. Praticamente per ogni progetto che abbiamo fatto dobbiamo scrivere 500 parole, abbiamo fatto 3 progetti in tutto di questa particolare materia, quindi sono 1500 parole, me ne mancano altre 1000, però almeno ne ho fatte 500. Quello che farò adesso penso sia andare giù a studiare in modo tale da cambiare un pochino l'ambiente e sperare appunto di sentirmi un pochino produttiva là, perché in questo momento non ci voglio di fare niente, ma proprio niente. Sto anche cercando allo stesso tempo di non forzarmi troppo, perché so che questi 3 giorni che verranno saranno anche abbastanza intensi all'università, perché starò tutti i giorni là a lavorare. Però il problema è che non ho il tempo e ci sono questi periodi in cui praticamente tutto quello che si fa è mangiare, dormire e studiare.
tutto il giorno senza mai togliere la testa dai libri o dal computer nel mio caso. E nulla, non mi va, sto procrastinando da morire. Andiamo, va. Ho appena messo le mie cuffie di studio e quello che farò è, prima di andare, mettere sul mio Spotify la playlist Tender, che si trova appunto nel mio profilo, che vi lascio qua sotto in descrizione. Ci sono due playlist che ho e che appunto utilizzo spesso quando studio, che sono sia... no, sono tre, scusate. Tender, Jazz Vibes e Productive, che in questo momento non trovo. Purtroppo per il momento nessuna di queste è mia, le ho tutte prese o da playlist di Spotify, cioè non le ho create io per il momento. Ce n'è una sul mio profilo che si chiama Focus, ma che ancora devo toccare, diciamo, ancora non ho aggiunto musiche. Però sì, la musica su Spotify, questa un po' jazz oppure peaceful piano, mi aiutano tantissimo a concentrarmi e oggi metterò Tender. Sono pronta per andare, però non mi porto la macchina fotografica con me perché non mi sembra il caso. E quindi filmerò il resto con il mio telefono. Quindi perdonate la qualità, ma devo studiare. Buongiorno, è il giorno dopo, mi sono fatta la doccia, mi sono vestita e sono pronta per andare all'università. Oggi devo stampare, speriamo bene. La stampante che abbiamo è una stampante particolare perché non stampa solo su carta, ma stampa su qualsiasi cosa, sul legno, sul tessuto, e quindi ci mette parecchio tempo a stampare, quindi spero davvero tantissimo che la trovi libera e quando stamperò tutto andrà meglio. Comunque ci tenevo a essere onesta con voi a spiegarvi il motivo per cui ieri non ho più filmato. Poi ovviamente una volta tornata in camera e una volta cenato non mi sono sentita per niente bene, ho probabilmente preso qualche tipo di influenza intestinale e perché avevo una nausea fortissima, ero completamente priva di energie e diciamo mi ha aiutato semplicemente il riposo e ho dovuto semplicemente aspettare che la nausea se ne andasse, però è stato molto doloroso perché mi sentivo proprio lo stomaco sotto sopra e sono sicura che ok, un po' di influenza ce l'ho, ma penso che tutto questo sia dovuto anche allo stress. Giusto per farvi vedere quanto appunto lo stress influenzi il nostro corpo e di come appunto tendiamo a somatizzare tutto lo stress, tutte le nostre ansie che vengono dall'esterno nel nostro corpo. In poche parole, questo è stato il modo in cui il mio corpo mi ha detto: vedi di rallentare perché non ce la facciamo più. Infatti ero veramente distrutta, ieri mi sono forzata tantissimo a studiare, come avete potuto vedere non avevo assolutamente voglia, però dovevo farlo, non avevo scelta se volevo appunto fare le cose per bene. Però la verità è che uno, la propria salute viene prima di tutto, e due, c'è una frase che cerco sempre di ricordarmi, e se siete un po' dei perfezionisti come me cercatela di mettere in testa, ossia che fatto è meglio di perfetto. Se si fa una cosa, indipendentemente da come viene, l'importante è che l'avete fatta. Cioè, nel senso, se partiamo con la mentalità che tutto quello che facciamo deve essere perfetto, alla fine finiamo con non fare nulla, perché appunto abbiamo degli standard troppo alti. Quindi fare una cosa è sempre meglio che farla e aspettare il momento giusto o appunto che sia perfetta. Di qualsiasi cosa si stia parlando, che sia un progetto per la scuola, che sia un esame da dare, che sia un progetto per se stessi, che sia un video di YouTube, tutte le volte che posto un nuovo video so che avrei potuto far meglio, so che se mi fossi sforzata un pochino, se avessi messo la telecamera in questo modo, se avessi un pochino studiato la luce, sarebbe venuto tutto meglio. Però il problema è che ho altre mille cose da fare, ho una vita sociale, ho una vita universitaria e questo è il massimo che in questo momento vi posso dare. E va bene così, quindi perdonate questo sfogo, adesso appunto come vi ho già detto vado all'università, so che questo video sarà molto lungo, alcuni di voi mi dicono che i miei video sono troppo lunghi e non va bene, alcuni di voi mi dicono di farli più lunghi, quindi cerchiamo di trovare un compromesso, ma andiamo.